Ciao Paola, ciao Simona, oggi sono nel mondo di Un Posto al Sole, a Palazzo Palladini, e questo per esattezza è l'appartamento di Ornella e Raffaele. Come voi sapete sicuramente, Raffaele è famoso per il suo limoncello fatto in casa, allora lo cerco per mandarvelo e magari assaggiarlo anch'io. Sarà sicuramente in cucina, andiamo. Sicuramente qui nella credenza. Qua no. Qua niente. Nemmeno qui. Beh, io intanto vi racconto perché Un Posto al Sole è veramente la serie dei record. 105.000 comparse, più di 6.000 episodi, più di 40 matrimoni, 30 funerali, 50 arresti, 850 schiaffi, 5.500 baci. Insomma, davvero una produzione fenomenale vista in tutto il mondo dagli italiani e dagli stranieri che vogliono imparare la nostra lingua. Nel palazzo niente limoncello. Proviamo fuori. La bellezza incredibile del Golfo di Napoli visto da Posillipo. Posillipo, sapete, è una parola greca che significa proprio sollievo dal dolore, perché sembra veramente che tutta questa bellezza possa in qualche modo farci dimenticare tutte le preoccupazioni della vita quotidiana. E non a caso, proprio qui molte scene di Un Posto al Sole, le più intense, le più drammatiche, vengono girate, come se questa bellezza riuscisse in qualche modo ad attenuarne la pena. Una vista indescrivibile, ma del limoncello neanche l'ombra. Ecco il posto più ovvio. So dove trovare il limoncello. Diego, solo tu mi puoi aiutare. Sto cercando il limoncello di tuo padre per Paola Perego e Simona Ventura. Dimmi che ce l'hai. Ma certo che ce l'ho. A loro glielo mando io, però a te voglio fartelo provare qua. Mi sembra un'ottima idea, chi direbbe mai di no al Jourdain? Jourdain. Jourdain. Sei pronto? Sono prontissimo. E allora a questo punto, Paola, Simona, missione compiuta. E allora, buon limoncello a noi e felice domenica a tutti. È un posto al sole ancora, ci sarà. Madonna!